Cari amici, buona serata. Ebbene, proprio mentre stavo uscendo dalla parrocchia dopo aver partecipato alla celebrazione eucaristica delle ore 18, una parrocchia vicino a casa mia, leggo questa sì che è una bella notizia, sempre in quel di Monza, ma per la Formula 2. Il figlio di Michael Schumacher, Mick Schumacher, torna a vincere e lo fa in grande stile, arrivando primo ovviamente. Vedo qui dalla fonte ultimo trionfo in Italia di una forse di Schumacher, non so bene, comunque nel 2016 è qui. Che in Formula 2 fa sua la feature race con il team prima. Schumi Junior fa parte della Ferrari Driver Academy, secondo posto per l'italiano Giotto, terzo Lundgaard. Quindi, insomma, a parte ovviamente il video che non so se avete visto con il mio commento o se vogliamo chiamarlo sfogo. Per quest'altra giornataccia, come la settimana scorsa, di Ferrari di Formula 1, finalmente abbiamo una bella gioia. Mick Schumacher, prima vittoria, credo, prima assoluta in Italia. Quindi auguriamoci innanzitutto che Mick possa percorrere la stessa strada fatta da suo padre. Che poi sappiamo tutti, per ovvi motivi, purtroppo è stato costretto a non gareggiare più. E chissà se proprio come il padre potrà intraprendere la carriera da pilota della Ferrari, ma nella Formula 1. Questo ce lo dirà, solo il tempo, appunto, lo scopriremo solo vivendo. Ora domani ovviamente tocca ai grandi, alla Formula 1. Speriamo di non vedere un'altra figura magra di Vettel e di Leclerc. Fa piacere, come ho detto già oggi pomeriggio, di Carlos Sainz che è arrivato terzo nelle qualifiche. Comunque, complimenti di nuovo a Mick Schumacher, speriamo che lui possa dare uno splendore lui con magari Giotto, uno splendore alla nostra cara Italia nel mondo della Formula 1 e in generale del panorama dello sport spettacolo intrattenimento agonistico. Grazie a tutti, vi auguro una buona serata. Credo che dopo questo video mi soffermerò anche per un altro videoclip su Basket Dinamo Sassari che ha giocato quest'oggi alle ore 17 per la Supercoppa di Lega A 2020. Quindi ci vediamo tra un pochino. Se chi non ha fatto caso mi sto riattivando anche sulle paginette Facebook, linkando qualcosì, qualche video, qualche cosa, insomma. Quindi, di nuovo, forza la Ferrari, viva la Formula 1, 2, 3, tutte le formule, viva Schumacher, alla prossima, ciao!